Ciao e benvenuti sul nostro canale. Siamo la nostra serie Dacia di Coccaglio e oggi vi presentiamo la nuova Dacia Duster 2024, il SUV che è stato completamente rivoluzionato. Restate con noi per scoprire le principali novità e caratteristiche di questo fantastico veicolo. La nuova Dacia Duster si presenta completamente rinnovata, con un design futuristico, linee moderne e decise che gli conferiscono un aspetto robusto e dinamico. Le dimensioni sono molto simili al modello precedente, è lunga 434 cm, larga 181 e alta 165. Osservate il nuovo frontale caratterizzato dai fari LED a forma di Y a sviluppo orizzontale, che si allineano perfettamente alla nuova calandra, creando un tutt'uno. Anche la parte della griglia inferiore è stata ridisegnata. Notiamo infatti che è più grande rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo paraurti rende Duster ancora più aggressiva e con un look davvero fuori strada. Passando la vista laterale, notiamo subito i nuovi passaruote in plastica allargati, accompagnati dal pannello che ora poggia direttamente sulla portiera. I passaruota poi proseguono anche sulla minigonna, rendendo la nuova Duster molto muscolosa. Anche i finestrini e il lunotto laterale sono stati ridisegnati in armonia con il nuovo design moderno. Ora spostiamoci al posteriore. Anche qui, come potete vedere, c'è stato un restyling completo. Nuovi fari a forma di freccia che proseguono anche sulla fiancata. Un lunotto posteriore più basso, accompagnato dal nuovo spoiler con una forma squadrata. Insomma, la nuova Duster ha un design molto pulito e moderno che personalmente promuovo a pieni voti. Ma passiamo agli interni, anche qui che salto ha fatto Dacia. Dentro la nuova Duster è completamente diversa, sotto ogni punto di vista. Guardate solo il design delle portiere, come è curato ed articolato. Fantastico. La Y compare un po' da tutte le parti, come la forma delle maniglie e sulle bocchette dell'aria. I sedili sono in tessuto oppure in microcloud, un materiale visivamente simile al velluto. Al tatto invece è estremamente liscio e morbido, che promette di pulirsi con grande facilità. È stato abbandonato il cockpit analogico con uno completamente digitale, dotato di una grafica minimale, moderna, molto bella. La plancia ha conservato qualche tasto analogico, ma spicca questo nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, appoggiato e non più incastonato, il quale ha una nuova grafica molto curata, la possibilità di ricevere aggiornamenti over the air e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. A fianco troviamo poi un portatelefono agganciato direttamente alla plancia. Anche dal lato passeggero la plancia è cambiata, dando una sensazione di robustezza e solidità. Sul tunnel centrale troviamo molti portaoggetti, tra cui anche questa sezione a due ripiani. Nella versione 4x4 troviamo anche il selettore delle 5 modalità di guida: automatica, neve, sabbia, off-road ed eco. Ma una novità molto interessante è questa, il nuovo sistema U-Clip. Sono dei ganci che troviamo sparsi in tutte le parti dell'abitacolo, che ti permettono di allestire la tua Duster in modo personalizzato. Tra gli accessori possiamo trovare lampadine, portabevande, supporto per smartphone, astucci, eccetera. Per quanto riguarda il bagagliaio invece notiamo il piacevole e comodo doppio fondo. Le capacità invece dipendono dall'allestimento. Si parte dai 496 litri della Hybrid 140, arrivando ai 594 litri della TCE 130 a trazione anteriore, che diventano 1696 abbattendo i sedili posteriori. Per le motorizzazioni abbiamo tre scelte: il 1000 3 cilindri turbo da 100 cavalli, benzina e GPL, il 1200 sempre 3 cilindri turbo da 129 cavalli, mild hybrid, disponibile anche in versione 4x4 come questa Extreme Verde, e infine il 1600 4 cilindri full hybrid. E voi che ne dite? Vi piace la nuova Duster? Venite a scoprirla nei nostri showroom Dacia. Grazie per essere stati qui con noi, ci vediamo al prossimo video.